Professore, che cosa osserviamo qui? Questi sono dei modellini dinamici di strutture molto semplici, strutture ad un grado di libertà. Vogliono simulare la risposta di strutture, anche se così semplici, indotte da uno stesso terremoto, che è il movimento di questa tavola. Questi sono lavori che hanno fatto studenti della laurea magistrale in ingegneria civile nel tempo di 7-8 giorni, quindi hanno fatto quasi un miracolo, io sono particolarmente orgoglioso di questo risultato. Hanno fatto questo modello che mostra anche il possibile martellamento tra strutture adiacenti, che è un problema diciamo molto urgente negli agglomerati urbani. Hanno fatto modelli un po' più complessi, tipo sistemi a più gradi di libertà, quindi veri e propri telaietti, che possono essere quindi edifici di 2 piani, 3 piani, 4 piani, che hanno la possibilità di simulare un terremoto alla base per vedere la diversa risposta, anche quando si migliori il comportamento strutturale semplicemente con l'aggiunta di una massa. Questa è una tecnica che sembra un giochino, in realtà diciamo, è una tecnica realizzata in molti edifici sia italiani che del mondo, dove il problema sismico è importante, è una massa aggiunta che riduce le vibrazioni. Andrea, che cosa stai osservando? Niente, questo è un'applicazione che riporta la realtà virtuale di una nave praticamente, e adesso stiamo guidando questa nave, che è un monomotore, e niente, ci stiamo dirigendo nello stretto di Istanbul, sì, e questo praticamente rappresenta lo scenario del porto di Istanbul, e stiamo cercando di far entrare la nostra nave dentro al porto. Che cosa sta facendo questo ragazzo? Sta facendo un test dell'equilibrio per vedere l'equilibrio statico, e questo test prende il nome di test del fenicottero. Dobbiamo contare il numero di cadute che Claudio riesce a fare entro un minuto. E che cosa si evince da questo test? Che Claudio è equilibratissimo. Nella valutazione funzionale dei giovani adolescenti rientrano varie parametri, tra cui l'equilibrio, la flessibilità, la forza muscolare di arti superiori e inferiori, l'agilità, la velocità. Quindi noi presentiamo qui alcuni dei test che si possono fare nei ragazzi fra i 10 e i 17 anni, che si chiamano test Eurofit, per appunto verificare la loro abilità motoria. Tra questi anche il test dell'equilibrio. Tra questi anche il test dell'equilibrio, che si chiama test del fenicottero, perché in realtà il soggetto deve mantenersi su un solo piede, come accade un po' per i fenicotteri quando stanno a riposo.